La volete una casa? Paga, come nella realtà. Dovete comprarvela e accendervi un bel mutuo. Bentornati su Gaming Galaxy, io sono Shark. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, se per caso non lo siete già, per rimanere sempre aggiornati su tutte le cazzate che faccio uscire sul canale. Perché sì, ragazzi, sono delle semplici cazzate che io mi diverto a fare per voi. E quindi, se vi piacciono, se ne volete delle altre e soprattutto se volete aiutarmi a far crescere il canale e portare sempre più contenuti e magari migliori di quelli che faccio normalmente, quindi mi scuso già di base se alcuni video non sono bellissimi. Iscrivetevi. Ricordo come sempre per quanto riguarda New World che c'è la Gilda Squeezy Chicken che vi aspetta a braccia aperte. Trovate tutte le informazioni qui sotto nel canale e nelle informazioni del video. L'alloggio è una delle caratteristiche principali di New World e si lega al sistema di crafting che consente ai giocatori di creare mobili per le proprie case o di venderli alla stazione di scambio. Una casa personale ti offre anche diversi vantaggi come il viaggio veloce o gli appassionati o per gli appassionati di trofei. In New World le case dei giocatori fanno parte dei numerosi insediamenti che possono essere trovati e conquistati nei vari territori di Eternum, mentre l'insediamento stesso può passare di mano tra diverse fazioni e compagnie. La casa dei giocatori non sono influenzate dalla guerra e dalle invasioni corrotte. Le case sono semi-istanziate, in modo che più giocatori possono acquistare e utilizzare la stessa casa, ma potranno solo entrare e gestire la propria versione. È anche possibile invitare fino a 4 giocatori a casa propria a fare gruppo con te. Per poter acquistare una casa, i giocatori devono prima raggiungere determinati requisiti di livello. La prima casa si può comprare da livello 15 in poi, la seconda casa si può comprare a livello 35 e la terza casa a livello 55. Devi anche raggiungere una certa posizione nel territorio. Puoi farlo intraprendendo missioni, progetti cittadini o semplicemente uccidendo mostri. Esistono diverse tipologie di case con diverse dimensioni e caratteristiche, che vedremo ovviamente tra poco. Ad esempio, alcune case hanno giardino o balconi, mentre altre hanno solo un portico anteriore. Naturalmente anche la loro posizione gioca un ruolo. Alcune sono più centrali e vicine a importanti strutture cittadine, altre invece sono più lontane e quindi più marginali. Questo comporta costi diversi, quindi se vuoi una casa più grande di buon posto, è meglio che tu sia pronto a aprirti un bel mutuo. Semplicemente. Le case degli insediamenti hanno anche loro dei livelli, ogni livello di case ha un costo diverso e un diverso insieme di vantaggi, ovviamente anche svantaggi per quanto riguarda il money per il suo mantenimento, quindi le case più costose conferiscono maggiori benefici. Andiamola a vedere. Nel livello 1 la casa costa 5.000 monete. Vi ricordo sempre che la prima casa la pagate il 50% in meno. Il tempo di recupero del viaggio veloce della prima casa, quindi il livello 1, è di 4 ore, quindi potete tipparvi alla casa in ogni 4 ore. Il massimo dei contenitori ammessi è 1, il massimo degli animali domestici sono 5, il massimo di luci sono 4 e la condizione del territorio richiesta per l'acquisto è il livello 10. Il livello 2 costa 10.000 monete, quindi raddoppiamo, ma non raddoppiano o dimezzano i vantaggi. Quindi il tempo di recupero per il TP è di 3 ore e non più di 4. I contenitori ammessi sono 2. Gli animali domestici passano da 5 a 6 e il numero di luci passano da 4 a 6. Il livello per comprarsi questa casa di livello 2 è il livello 15 del territorio. Il livello 3 costa 15.000 monete, quindi saliamo di 5.000 e anche qua cambiano un po' di cose. Il TP è a 2,5 ore, i contenitori ammessi sono 3, gli animali domestici sono 7, le luci sono 8 e il requisito per comprare una casa di livello 3 nel territorio è il livello 20. Il livello 4, ovviamente il massimo, è di 20.000 monete. Il tempo di recupero per il TP è di 2 ore. I contenitori sono 4, gli animali domestici 8, il massimo delle luci 10 e anche qua il livello per poterlo acquistare è sempre il livello 20, cioè il livello massimo. Ricordo inoltre, visto che siamo qui a parlarne, che per quanto riguarda i contenitori, cioè l'aumento degli slot del vostro magazzino, si riferisce al magazzino della città. Quindi se voi comprate, che ne so io, una casa a Promontorio del Monarca, ok, di livello 4, voi potrete mettere 4 contenitori e quindi il magazzino di Promontorio del Monarca aumenterà i suoi slot di all'incirca 200, perché i contenitori sono di 50 slot per volta. Quindi ricordatevi sempre che non è che avere una casa vi aumenta gli slot di tutti i
di tutte le città, ma solo in quella in cui la comprate. Avrai anche inoltre una paga settimanale, quindi una tassa sulla proprietà, che varia a seconda del governatore che c'è nella città, quindi che mette sulle case. Se non si paga il mantenimento, non si perde la casa, ma alcune funzionalità non sono utilizzabili, come ristrutturazione, il TP e soprattutto i trofei. Come funzionano le decorazioni della casa, ovviamente? New World presenta centinaia di diversi elementi di arredo. La maggior parte di questi può essere creata dai giocatori venduti alla stazione di scambio. Questo include sedie, tavoli, letti. Saremo anche in grado di trovare, ovviamente, mobili e trofei rari mentre saccheggiamo mob e altre ricompense. Ma alcuni di questi trofei possono darti potenti buff se visualizzati nella tua casa, quindi se appesi nella tua casa. Ad esempio, possono migliorare le tue abilità di crafting o renderti più potente nel combattimento contro determinati tipi di nemici. C'è un limite massimo di trofei che possono essere attivi contemporaneamente, quindi i giocatori devono per forza fare una scelta. Le decorazioni hanno anche un altro scopo: mentre la tua istanza della casa è privata, è possibile che altri giocatori vedano la tua casa quando passano. Ma se hai la casa meglio decorata in quella determinata postazione, avrai anche un sistema di classificazione che assegna alla tua casa un punteggio a seconda della tua decorazione e della posizione del territorio. Puoi anche vedere un elenco dei giocatori con il punteggio più alto per ogni casa. Ovviamente sarai in grado di vedere la tua casa, ma gli altri giocatori possono vederla all'esterno solo se ti capita di avere la casa con il punteggio più alto. Quindi in pratica c'è una guerra alle decorazioni delle case. Ultima cosa, parliamo del TP, quindi del teletrasporto alla propria casa. Le case dei giocatori nel nuovo mondo fungono da punto di richiamo, così puoi viaggiare velocemente a casa tua da qualsiasi parte del mondo. Questo rende anche importante scegliere una buona posizione per le tue case, perché puoi possederne solo un certo numero. C'è chi preferirà capirla e comprarla in un determinato terreno, quindi una determinata città, per quanto riguarda il crafting, o per quanto riguarda, che ne so io, i dungeon, per andare a fare determinate zone di PvP, eccetera eccetera. Quindi in base alle preferenze che noi abbiamo, potremo comprare determinate case, ve lo dico già che saranno 3, in diverse città. Queste case in pratica ci fungono come se fossero delle taverne, quindi noi in totale gratuitamente potremo teletrasportarci ben 5 volte: campfire, le 3 case e la taverna scelta. Queste 5 cose possono essere ovviamente posizionate nella mappa in diversi posti e ovviamente possiamo tipparci a queste anche in una determinata condizione, come le ore che bisogna attendere tra un teletrasporto e l'altro proprio per le case. Io credo di aver detto tutto, spero di esservi stato utile, di avervi tolto tutti i pensieri sulle case. Se ne volete sapere di più, ovviamente giocate a New World, ma direi che questa infarinatura è più che abbastanza. Noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.